Bibbo, confisca definitiva di beni per 1 milione a 9 persone condannate per reati relativi al traffico di stupefacenti nella provincia. In fiamme l'auto dell'ex sindaco di San Giovanni di Gerace, Pino Vumbaca. Processo 'Ndrangheta contro la cosca Alvaro di Sinopoli, ottenute 8 condanne, registrata una assoluzione nel giudizio sulla criminalità organizzata. Catanzaro Ryanair annuncia un ambizioso piano di potenziamento dei voli in Calabria con l'introduzione di 11 nuove rotte. Cosenza, il prefetto Vittoria Ciaramella saluta ufficialmente la città Abruzia, ringraziando per il supporto e la collaborazione ricevuti durante il suo mandato. Mariù è il nuovo lavoro discografico di Mimmo Cavallaro, nasce dopo 7 anni dall'ultimo CD, è un lavoro che fa riferimento ai luoghi di infanzia, realizzato con la collaborazione di importanti artisti. Benvenuti, l'informazione di Telemia. Vibbo, confisca definitiva di beni per 1 milione a 9 persone condannate per reati relativi al traffico di stupefacenti nella provincia. Stefano Muscatello. Nei giorni scorsi il comando provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, su disposizione della Procura Generale di Catanzaro, ha eseguito la sentenza definitiva della Corte d'Appello di Catanzaro stessa, confermata dalla Cassazione, che prevede la confisca di beni per oltre 1 milione di euro a 9 persone condannate per traffico di droga. Questi individui erano coinvolti nell'operazione Stammer del 2017, condotta dalla GICO di Catanzaro e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che portò all'arresto di ben 68 persone. Le indagini hanno smascherato una pericolosa organizzazione criminale legata alle cosche di Mileto e San Gregorio di Ippona, responsabile dell'importazione di 8.000 kg di cocaina dalla Colombia e di ingenti quantità di marijuana dall'Albania. La confisca segue approfonditi accertamenti economico-patrimoniali che hanno rivelato un significativo divario tra il valore dei beni posseduti e i redditi dichiarati dagli indagati. Grazie a questa operazione sono stati recuperati allo Stato 4 terreni, 4 compendi aziendali, 7 autoveicoli, un motoveicolo e disponibilità finanziarie per circa 80.000 euro. Questo intervento dimostra l'impegno della Guardia di Finanza nel combattere la criminalità organizzata attraverso la confisca delle ricchezze illecitamente accumulate. Andiamo a Lattarico, la convivenza, i rapporti sessuali completi consumati, le fusioni spinte per strada e tra la gente. Elementi che hanno portato all'arresto di un giovane di 27 anni, MC, queste le iniziali di Lattarico, con l'accusa di aver instaurato una convivenza, di intrattenere rapporti carnali e di aver palpeggiato in pubblica via una ragazza di 13 anni. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari da parte dei carabinieri della locale stazione, guidati dal maresciallo Gerardo Paldino, a conclusione delle indagini avviate dagli stessi. Gli uomini di Paldino, durante le consuete procedure perlustrative di controllo del territorio, sono venuti a conoscenza di alcune delicate circostanze riguardanti la minorenne, ossia che la medesima intratteneva una relazione sentimentale con l'indagato. La Corte d'Appello di Reggio Calabria, ora 'Ndrangheta, processo contro la cosca Alvaro di Sinopoli, 8 condanne ed una assoluzione. Nicodemo Barillaro. La Corte d'Appello di Reggio Calabria, presidente Lucia Monaco, ha disposto 8 condanne e una assoluzione nell'ambito del processo Iris, a carico di esponenti della cosca Alvaro di Sinopoli. Tra gli altri, la condanna più pesante per associazione mafiosa è stata inflitta a Raffaele Alvaro, 59 anni, a 15 anni di reclusione. 9 anni sono stati invece inflitti a Carmine Alvaro, all'ex sindaco del comune di Delia Nuova, Francesco Rossi, e a Domenico Calabrese e Renato Licastro e Saverio Napoli. 4 anni e 6 mesi, infine, ad Antonino Bonfort. Secondo la Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, Francesco Rossi era a completa disposizione della famiglia di Sinopoli, che era stata in grado di infiltrarsi non solo nel comune di Delia Nuova, ma nel settore degli appalti pubblici più importanti che interessavano il territorio di competenza. Assolto, perché il fatto non sussiste, Domenico Rugolino, condannato in primo grado a 12 anni di reclusione. I giudici d'appello, nei suoi confronti, hanno revocato le relative statuizioni civili, disponendone l'immediata scarcerazione, se non detenuto per altra causa.
Con la sentenza, infine, è stata revocata la confisca dell'impresa Costruzioni Flores Eufemia SRL e il relativo patrimonio aziendale. Una notte di violenza ha sconvolto la tranquillità di Torrionova quando due giovani hanno brutalmente aggredito un loro concittadino in viale Senatore Lo Schiavo. Mercoledì notte i due aggressori, agendo a volto scoperto, hanno attaccato la vittima con un attrezzo tagliente e con violenti colpi di calci e pugni. Nonostante le gravi ferite, il ragazzo è riuscito a raggiungere a piedi la vicina caserma dei carabinieri, dove è stato immediatamente soccorso. Le telecamere di sorveglianza installate lungo la strada hanno ripreso l'intera scena dell'aggressione e i carabinieri sono stati in grado di identificare chiaramente gli autori dell'attacco e di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. L'attività investigativa si è concentrata sull'analisi dei filmati che hanno fornito dettagli cruciali sulle fasi dell'evento. In fiamme l'auto dell'ex sindaco di San Giovanni di Gerace, Pino Vumbaca. Vediamo le indagini. Gli è stata bruciata un'auto Fiat Panda di sua proprietà che lo stesso aveva parcheggiato sotto casa a Marina di Gioiosa Ionica. Stiamo parlando di Pino Vumbaca, dirigente amministrativo del comune di Stilo, appena eletto nella nuova compagine amministrativa che governa San Giovanni di Gerace, suo paese di origine, di cui una consigliatura fa era stato eletto sindaco. Non si conoscono al momento le ragioni del vile gesto, sul quale ovviamente indagano gli uomini della compagnia dei carabinieri di Roccella Ionica. Nei confronti dell'ex primo cittadino è scattata subito la solidarietà da parte del sindaco di Stilo, Giorgio Tropeano, dove presta servizio, e da parte del sindaco di San Giovanni di Gerace, che ha sostenuto con forza fino alla sua elezione. Altra nota di solidarietà è giunta questa mattina anche dal consigliere metropolitano Salvatore Fuda. Il vile gesto è accaduto nelle ore notturne e questo fa anche pensare gli inquirenti ad un fatto certamente doloso, anche se accanto alla carcassa del veicolo non è stato rinvenuta alcuna traccia di liquido infiammabile o di altri oggetti. L'orario però fa presupporre che si tratti di un'intimidazione e dunque dietro il gesto si celi una matrice dolosa. Ora gli inquirenti dovranno comprendere se l'atto è collegato all'attività politica dell'ex sindaco di San Giovanni di Gerace oppure a quella amministrativa legata alla sua attività responsabile dell'ufficio a Stilo. Scuola vandalizzata a San Ferdinando. Leggo: grande tristezza da parte del personale dell'istituto scolastico Carretta di San Ferdinando all'inizio di questa settimana, quando si sono accorti che ignoti sono entrati nella scuola trovandola completamente messa a soqquadro. L'atto vandalico era evidente, con il furto di alcuni oggetti di utilizzo quotidiano come giochi e quaderni. I vandali hanno imbrattato i muri, devastato le aule, rotto armadi, aperto rubinetti e lanciato estintori negli spazi comuni dopo averli tolti dalle loro sedi. Un quadro desolante che ha portato a contattare immediatamente i carabinieri della stazione di San Ferdinando, i quali si sono attivati prontamente per le ricerche dei responsabili. Grazie agli approfondimenti investigativi svolti dai militari dell'arma è stato compreso che durante il fine settimana quattro minori, uno di 13 anni e gli altri tra i 14 e i 16, tra cui una ragazza, si erano introdotti all'interno dell'istituto. Una volta dentro i ragazzi hanno ribaltato banchi, imbrattando muri con vernice e pennarelli e asportato materiale di vario genere. Andiamo a Catanzaro, Ryanair, parliamo di voli in Calabria, piano potenziamento voli con 11 nuove rotte. Da un solo aeromobile presente nel 2023 a 4 entro l'estate 2025 e 15 nuove rotte in tutti e tre gli aeroporti calabresi, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. Si salda alla luce dello stop all'addizionale comunale il patto tra la Regione Calabria e Ryanair, compagnia numero uno in Europa per lo sviluppo del trasporto aereo a uso turistico e non solo. It's a business. Siamo qui per fare business, siamo qui per portare ulteriore capacità. Quest'estate siamo qui per portare una crescita potenziata, andremo chiaramente a 4 aeromobili nell'estate, l'avete visto, e siamo qui per continuare a crescere, quindi questo è realmente un investimento importante che si fa, un investimento serio da parte dell'azienda nella regione ed è un investimento che continuerà in futuro. Relazione di business importante, ha capito quale fosse la necessità, stiamo investendo qui 400 milioni di euro in aeromobili e il potenziale nuovo chiaramente struttura di hangar, quindi di manutenzione aeromobili, e se stiamo facendo tutti questi investimenti, inclusa questa crescita veloce, è perché c'è una relazione di business che chiaramente c'è fiducia, c'è trasparenza e c'è chiarezza di interesse. E oggi quello che si è fatto qui è fare appunto una crescita potenziata che nessun altro ha fatto ad oggi
E si è fatto perché la decisione municipale era stato realmente lo sblocco per continuare a crescere e per mettere tutta questa capacità che differentemente non ci sarebbe stata. Quindi se ad oggi c'è è perché esiste una politica molto chiara e molto lungimirante. Il numero di voli e anche delle frequenze dei voli mai visto in Calabria negli anni precedenti. Avremo la winter, la stagione invernale più popolata da nuovi voli. Questo con un investimento minimo rispetto al ritorno che il turismo calabrese ne avrà. La Calabria, tutti ci dicono che è una regione con ampissimi margini di crescita turistica, altre regioni del sud sono ormai quasi sature. È importante però che siano pronti anche gli operatori che si occupano di turismo, perché come diceva Eddie, i turisti devono ritornare, quindi è giusto che abbiano una qualità dell'offerta turistica che sia soddisfazione per i turisti affinché possano ritornare. Parliamo di trasporti nella Sibaritide e sulla fascia ionica. Confermata la partenza del nuovo Magna Grecia Line, servizio di Nicodemo Barillaro. Un collegamento da Taranto a Sibari, confermate nelle stazioni di Metaponto, Scanzano Ionico, Policoro e Nova Siri, la ferrovia della Magna Grecia. A confermarlo in questi giorni è stata la stessa Trenitalia, che ha sottolineato come il convoglio, già da qualche tempo sta legando Puglia, Basilicata e Calabria, fino al 29 settembre saranno 4 i treni delle Ferrovie dello Stato che viaggeranno di sabato e domenica, 2 da Taranto a Sibari, con partenza dalla frazione ionica alle ore 9.02 e alle 16.33, e 2 in direzione contraria, con partenza dalla città calabrese alle 11.10 e alle 18.32. Il servizio è sperimentale e stagionale, ma l'obiettivo è quello di essere stabilizzato facendo della rete ferroviaria della costa ionica una modalità di trasporto con connessioni verso i nodi trasportistici di Taranto e Bari e verso Sibari. Una vera metropolitana di superficie che potrà connettere il distretto turistico della Magna Grecia collegando il comprensorio ionico delle tre regioni, Puglia, Basilicata e Calabria, e riaprendo le stazioni ferroviarie dei centri ionici. Trenitalia ha confermato anche l'attivazione sulla Catanzaro-Lido-Sibari della fermata di Toscano per raggiungere l'Acqua Park Odissea 2000, oltre che sconti dedicati per i viaggiatori del regionale di Trenitalia, anche per raggiungere le terme luigiane e della Sibaritide. ANAS, ultimati i lavori di realizzazione delle nuove aree di servizio di Galdo, est ed ovest a Lauria, dotate di strutture moderne e funzionali per garantire il comfort agli automobilisti e migliorare l'esperienza di viaggio. Sono stati ultimati i lavori per le nuove aree di servizio di Galdo a Lauria. Queste aree sono dotate di strutture moderne e funzionali per garantire il massimo comfort agli automobilisti e migliorare la loro esperienza di viaggio. Una significativa innovazione nelle nuove aree è l'introduzione di stazioni di ricarica multistandard per auto elettriche, capaci di effettuare ricariche veloci per le automobili attuali e future, oltre a nuovi impianti per la distribuzione di gas e carburante. Nell'area di servizio est è stata realizzata un'elisuperficie, l'unica presente lungo la A2, autostrada del Mediterraneo. Questa elisuperficie, che si estende per circa 1200 metri quadri e può essere raggiunta anche dall'area di servizio ovest tramite un bypass, permetterà il trasporto rapido in situazioni di emergenza. In pochi minuti una persona potrà essere trasportata all'ospedale più vicino senza dover bloccare il traffico autostradale. Inoltre, tra i numerosi servizi disponibili nelle nuove aree ci sono camper server dotati di ricarica acqua e colonnine elettriche, servizi igienici con bagni e docce per mezzi pesanti, impianti di videosorveglianza e parcheggi riservati ai mezzi pesanti. ANAS ha fornito costante supporto organizzativo e tecnico al concessionario e alla direzione lavori, coordinando e controllando le fasi di progettazione. Questo ha incluso la gestione delle complesse esigenze progettuali e realizzative, tenendo conto delle richieste di inserimento territoriale e ambientale delle comunità locali. Parliamo di sindaci calabresi, andiamo a Lorica, Cosenza, confronto aperto tra i sindaci all'assemblea di ANCI Calabria.
Un confronto aperto tra i sindaci sulle criticità, sui temi cruciali, ma anche sugli obiettivi dei comuni calabresi. Si è così conclusa la prima giornata dell'Assemblea di ANCI Calabria, convocata dalla Presidente Rosaria Succurro, che ha raccolto a Lorica i primi cittadini delle amministrazioni calabresi in una 2 giorni funzionale allo sviluppo e all'intesa del territorio. Noi sindaci siamo eletti direttamente da parte dei cittadini, noi sindaci in qualche modo rispondiamo quotidianamente di quelli che sono anche gli impegni e i doveri che ci assumiamo non solo in campagna elettorale ma poi nel corso del mandato, anche perché nel momento che diventiamo sindaci lo siamo di tutti. E quindi oggi credo che questa doppia giornata di approfondimento anche su quelli che sono i temi di attualità vada proprio nella giusta direzione, di far comprendere, far conoscere quello che è il ruolo fondamentale dei comuni, quello di poter avere una concretezza anche propositiva in quelle che sono proposte emendative che noi come Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ci facciamo interprete in quelle che sono le sedi istituzionali, da quello che è il confronto col Parlamento, quelle che sono le commissioni, a quello che è il ruolo importante che rappresenta la conferenza unificata. Ciò che è emerso è comunque la necessità di incontrarsi, di discutere, di dialogare e anche di confrontarsi e mettersi in rete. Lo slogan utilizzato ha trovato ampia condivisione da parte dei sindaci che hanno trovato in questa prima assemblea dell'ANCI un momento vero di confronto, di condivisione, come dicevo anche di attenzione ai sindaci, a tutti i sindaci, al di là del colore politico. Non manca lo sguardo rivolto ai progetti futuri e all'innovazione del territorio dato dal supporto dell'ente regionale calabrese. Stiamo procedendo spediti per supportare i comuni più grandi, quelli con più di 5.000 abitanti, per le comunità energetiche rinnovabili. Abbiamo deciso di farlo soltanto per queste tipologie di comuni perché il PNRR finanzia i comuni con meno di 5.000 abitanti e non è giusto sprecare risorse, bisogna andare in complementarietà e fare in modo che ci sia la massima efficacia nell'uso delle risorse pubbliche. Cosenza, il prefetto si trasferisce, il prefetto Vittoria Ceramella saluta la città Abruzia. Sono arrivata a Cosenza senza avere preconcetti e qui ora lascio anche un pezzo del mio cuore. Saluta così il suo ruolo di prefetto di Cosenza Vittoria Ceramella, che ai giornalisti ha consegnato un bilancio del lavoro svolto. Non senza commozione ha sintetizzato il suo mandato nell'aver aperto le porte della prefettura a tutte le persone per bene, e per questo che lascia un segno nella città e nel territorio. Lo sto dicendo in questi giorni, mi sono particolarmente commossa, un'esperienza bellissima. Sono arrivata a Cosenza senza preconcetti, non conoscevo Cosenza, la Calabria, e quando sono arrivata ho pensato di come mi devo comportare, perché a volte insomma, si arriva in un posto, non si conosce magari, e invece ho deciso di aprire la prefettura a tutte le persone per bene, anche perché ritengo che il mio ruolo sia quello di una missione in favore dei cittadini e delle persone per bene, per far capire che lo Stato c'è, e quindi la vicinanza delle istituzioni al territorio secondo me è fondamentale. Legalità e rete tra istituzioni, questi gli elementi su cui la Ceramella ha incentrato il proprio impegno, che a breve sposterà a Latina. Sono da un lato fortunata perché sono stata lì 2 anni come vicario e quindi ho già una conoscenza del territorio. Già in questi giorni ho cominciato ad esaminare un po' la documentazione che mi è stata prodotta, anche perché ci sono delle emergenze proprio impellenti, tra cui il caporalato e qualche altra infiltrazione anche lì per quanto riguarda infiltrazioni mafiose in qualche comune, possibili infiltrazioni ovviamente da valutare, però sarà questo, e poi ovviamente come mio solito cercare di capire, di approfondire sempre di più quelle che sono le tematiche prevalenti del territorio, perché solo conoscendo si può agire perfettamente sul territorio. È tutto pronto nel frattempo per accogliere il nuovo prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, che da lunedì si insedierà per guidare il territorio. Poliambulatorio di Pellaro. Negli ultimi 4 anni il poliambulatorio è stato dimenticato dalle istituzioni, leggiamo una nota, apparentemente rinunciando a risolvere il problema. Questo centro, un tempo vitale, è stato rimosso non solo dalle priorità ma dalle azioni da intraprendere. Nonostante le promesse di una soluzione temporanea dopo la chiusura dovuta a problemi strutturali, nessuna alternativa è stata presentata per soddisfare le esigenze di una popolazione anziana e vasta.
Il poliambulatorio è in passato in casa di 18 specialisti che spaziavano dall'audiometria all'odontoiatria, è stato gradualmente svuotato fino alla sua chiusura definitiva. I cittadini ora devono viaggiare lungo distanze per accedere ai servizi medici, un onere particolarmente gravoso per gli anziani e chi non ha mezzi propri. Questo porta molte persone a rinunciare alle visite preventive, aumentando così i costi sociali ed economici nel sistema sanitario. Reggio Calabria in ultimazione è pronta la nuova piazza di Trunca, spazio per la comunità con la chiesa in vicinanza, con la speranza che venga vissuta come sempre da famiglie e bambini. Servizio di Stefano Muscatello. Il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme all'assessore Francesco Costantino e ai consiglieri comunali Deborah Novarro e Nino Malara, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere ormai in fase di ultimazione della nuova piazza di Trunca, la cui inaugurazione è in programma il prossimo 26 luglio, in concomitanza con la festa di Sant'Anna, patrona dell'antico borgo. Al sopralluogo, insieme ai responsabili dell'impresa, era presente anche il parroco della chiesa di Sant'Anna di Trunca, Don Celestino, e diversi cittadini residenti dell'area collinare. Conclusi i lavori nella piazza qui a Trunca, un lavoro che ha riqualificato un'area degradata e ha rigenerato un'area molto vissuta dai nostri concittadini, dalla comunità di Trunca in pochissimo tempo. In meno di 4 mesi è stata riqualificata la scalinata, è stato previsto un parco giochi alle spalle e poi una piazza a disposizione del paese e anche della chiesa per tutte le attività del borgo, perché questo è un borgo molto, molto vissuto. Io ringrazio la ditta che ha eseguito i lavori a regola d'arte davvero in pochissimo tempo, naturalmente il RUP Paolo Giustra, il direttore dei lavori, ma anche direi soprattutto tutta la comunità di Trunca che ha seguito, ha partecipato, ha anche suggerito alla ditta insomma alcune attività per realizzare al meglio i lavori, quindi davvero un cantiere condiviso e partecipato, così come condivisa è stata anche la progettazione e l'idea di intervenire su questa piazza. Conclusi i lavori qui a Trunca, procederemo con questo stesso progetto, che è un progetto PNRR di rigenerazione dei borghi collinari, con la riqualificazione delle piazze di Oliveto, di Candico e di Rosario Valaniti. Eccellenze locali, consegnati a Roma i premi Piccolo Comune Amico. Tra i premiati il comune di Badolato con la foto di Maria Pia Russo. Codacons e Coldiretti hanno premiato ieri le eccellenze dei piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti che nell'ultimo anno si sono impegnati per la valorizzazione del territorio e dei prodotti locali, incentivando ovviamente il turismo. A Roma, nella splendida cornice di Palazzo Raspigliosi, è stato consegnato il riconoscimento Piccolo Comune Amico, progetto realizzato dal Codacons in collaborazione con Coldiretti e sostenuto da ACI, ANCI, ENAC, Intesa San Paolo, FIT, Poste Italiane ed ancora con il Touring Club Italiano, le Autostrade per l'Italia, Simbola, UNCEM e con il patrocinio del MIMIT. Tutto consegnato ai sindaci delle amministrazioni premiate nelle varie categorie del concorso. A presentare l'evento i presidenti di Codacons Carlo Rienzi e Marco Rimadori, coadiuvati da Gianni Ippoliti, Daniela Staltari, Miss Italia e poi Miss Basilicata, Miss Lazio, Miss Marche e Miss Social Calabria. I comuni vincitori, assieme ai prodotti locali e alla storia del territorio, sono stati e staranno pubblicizzati sia attraverso la creazione di una mappa interattiva, sia mediante campagne promozionali diffuse da tutti i canali comunicativi dei partner del progetto, che porterà alla conoscenza delle eccellenze vincitrici in tutto il mondo. I comuni della nostra regione premiati sono Maierà, nella provincia di Cosenza, nel settore agroalimentare. Nell'innovazione sociale invece il comune di Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanzaro. Nella categoria invece cultura, arte e storia, Santa Domenica Talao, in provincia di Cosenza. Nella categoria invece il borgo in una foto è stato premiato il piccolo borgo di Badolato in provincia di Catanzaro, che ha vinto il primo premio con una foto scattata dall'ingegnere pazzanese Maria Pia Russo. Badolato è stato premiato come primo comune per la foto, il borgo in una foto stupenda. Un'autrice bravissima che ha saputo immortalare un momento che ha messo in risalto, oltre che la bellezza del
Borgo di Badolato, anche quello che era lo spettacolo che in quel momento sovrastava nel cielo appunto il paese. Allora, noi siamo stati premiati terzi classificati per l'innovazione sociale grazie alle due grandi rappresentazioni che facciamo nella mia comunità. Una è la giudaica, che si fa il Venerdì Santo e a cadenza biennale, sarebbe il Processo a Gesù, dove vengono coinvolti tutti gli attori del posto, cioè tutte le persone del posto che non sono attori professionisti ma che comunque recitano in quel momento il teatro è itinerante e quindi viene vissuta in tutta la nostra comunità. La giornata di oggi è una giornata speciale, ovviamente, perché è stato premiato il comune di Santa Caterina, che è il paese di mio papà, cioè mio papà è nato a Santa Caterina, ha vissuto fino a 17 anni. Poi con la valigia di cartone e lo spago, come si faceva una volta, è andato a cercare fortuna, si è realizzato, e questa è una cosa molto importante, ha realizzato il sogno di tante ragazze che poi hanno trovato la loro strada attraverso Miss Italia, però il suo desiderio era un giorno tornare a Santa Caterina a riposarsi proprio nel paese che lui amava tantissimo. Ed è stata una mia idea, però l'ha abbracciata sempre con piacere, anche perché sono amante dell'arte e soprattutto anche delle comunicazioni di questi piccoli comuni dei borghi che abbiamo in Italia, che assolutamente vanno valorizzati. E attraverso queste immagini credo che con queste fotografie evocative, dove c'è l'anima e c'è la sensibilità del fotografo, riescono a trasmettere veramente questa voglia anche di andare a vedere questi luoghi. Sono innamorata di questa immagine di Badolato perché ho visto un piccolo presepe e in uno scatto solo c'era tutta l'atmosfera possibile e immaginabile, addirittura poi il raggio di sole che faceva come una croce sopra la chiesa di questo paesino, per cui è stata un'immagine che, non, come l'ho vista, mi ha colpito, ma soprattutto sono andata a vedere subito dove era questo posto, perché sono interessata anche andarlo a vedere, a frequentare. Sono onorata di essere oggi qui a Palazzo Rospigliosi, dove ho ricevuto il premio come seconda, abbiamo ricevuto come comunità di Santa Domenica Talao il premio, il secondo premio nella categoria arte, cultura e storia. Una giornata veramente fantastica, all'insegna dell'emozione e dell'arte e dell'artigianato e di tutto quanto, veramente. Noi siamo onorati per questo premio e veramente invitiamo tutti coloro che ci stanno seguendo a venirci a trovare. Troveranno, oltre all'arte, alla cultura e alla storia, anche tanta tanta ospitalità. A Camini, il laboratorio sulla lavorazione della ginestra, dalla raccolta alla tessitura tra natura, cultura e tradizione dei territori. Una pianta dal fascino perenne come la ginestra e la bellezza della sua lavorazione e dei diversi impieghi. Questo al centro del progetto laboratoriale ideato e promosso da Eurocoop Yungimundo in collaborazione col comune di Camini e Italea, che dal 9 al 13 di luglio offre ai partecipanti l'opportunità di un'esperienza altamente formativa e far rivivere il piccolo centro ionico. Una delle tante serate che soprattutto nel periodo estivo viviamo all'aperto in armonia con tutte le persone che vivono nel nostro borgo, compreso le persone che sono arrivate qui a Camini in accoglienza. Abbiamo più di 118 persone, di cui più di 40 uscite dal progetto e vivono a Camini, hanno acquistato casa, vivono qua perfettamente integrate, hanno un lavoro e ormai sono parte integrante della comunità di Camini. Alla fine questi progetti, questi percorsi di integrazione hanno dato comunque un piccolo spiraglio soprattutto ai borghi interni, borghi che come Camini ormai era arrivata alla deriva, non c'era più niente da recuperare, le scuole erano già quasi chiuse, era rimasta una pluriclasse con 9 bambini, l'ufficio postale stava per chiudere e le piccole attività pure ormai soffrivano proprio la carenza di persone, quindi di quei servizi che
la cittadinanza, soprattutto anziana, e i bambini chiedono, parlo dalla sanità, parlo dei trasporti, parlo anche della quelle semplici cose che ci mancano e che a volte si chiedono agli enti proposti, fanno orecchia di mercante. Quindi penso che poi alla fine se ci fosse più collaborazione anche con gli enti preposte sovracomunali, tante piccole aree interne come Camini, non solo Camini, potrebbero veramente rinascere. Un progetto dove i partecipanti apprendono le tecniche tradizionali di lavorazione della ginestra in una cornice multiculturale tipica del territorio di Camini, dalla raccolta della pianta fino al suo impiego nella tessitura, dove ogni giornata è arricchita con un'esperienza enogastronomica e laboratoriale. Domani la conclusione del laboratorio, dove alle 21.30 in piazza Municipio andrà in scena lo spettacolo teatrale In via del tutto eccezionale. Un progetto che avete realizzato proprio con la gioia dei tanti bambini lungo le nostre coste. Sì, è vero, grazie all'arrivo di tanti bambini la vita di Camini è cambiata in ogni senso, sono nate tantissime attività, le scuole hanno riaperto. Se tu pensi che nel 2011, quando abbiamo iniziato noi, a Camini avevamo una sola pluriclasse con 9 bambini. E avevamo, anzi erano, stavano lavorando in quel periodo, un operatore scolastico e una maestra, 2 persone. 2024 abbiamo 2 sezioni della scuola materna e abbiamo 4 classi nella scuola primaria. Abbiamo circa 80 bambini che frequentano le scuole, non sono solo bambini di rifugiati che arrivano, ma sono bambini pure delle persone del posto che in quel periodo, visto che la scuola era in uno stato di abbandono, che non c'erano più bambini, neanche la gente del posto mandava i propri bambini a Camini. Grazie invece a questo progetto sono arrivati i bambini, la scuola è cresciuta, pure la gente del posto sta mandando i propri figli a Camini. E ora in questa scuola stanno lavorando circa 24 persone. Paradossalmente, in un centro come Camini, dove potenzialmente ci potrebbe stare una scuola media, manca la struttura. Effettivamente è il contrario, ci sono strutture e mancano i bambini, qua ci sono i bambini e mancano le strutture. Speriamo che appresso l'amministrazione che ci sostiene, ci supporta su tutte le nostre iniziative, anzi ci tengo a dire che il progetto SAI che noi gestiamo, il titolare di questo progetto è il Comune di Camini. Noi siamo l'ente gestore, l'ente che ha vinto il bando che ha mandato il Comune di Camini. Speriamo che per il prossimo anno, per i prossimi anni riescano a recuperare questa struttura, quindi riusciamo ad avere pure la scuola media. Senti, l'idea di questo progetto, la ginestra? La ginestra nasce un'idea di recupero della nostra storia. Io sinceramente non mi ricordo la lavorazione della ginestra, però questa idea nasce dal laboratorio di tessitura che abbiamo. Siccome c'è un bravissimo maestro che è Dienco Giuliano di Caulogna, ci ha sempre parlato della lavorazione della ginestra e l'importanza che ha la ginestra per il nostro territorio, e su una sua spinta l'abbiamo assecondato e dal 9 fino al 13, quindi chiuderemo sabato, stiamo facendo questo lavoro articolato, anzi di quello che si dice è unico. Quindi abbiamo iniziato il giorno 9 con la raccolta, ci siamo recati a Montestella insieme ai beneficiari, a turisti che hanno voluto partecipare, e abbiamo fatto la raccolta. L'abbiamo portata qua a Camini, martedì siamo scesi giù al fiume, però giù al fiume siamo scesi grazie al lavoro che hanno fatto gli operatori insieme ai beneficiari della cooperativa, perché hanno, grazie all'aiuto di Fonte Cosmano, hanno recuperato le vecchie mulettiere, i sentieri che praticamente portavano giù al fiume. Quindi martedì siamo scesi circa 100 persone, siamo scesi circa 100 persone giù al fiume, abbiamo sceso la ginestra, l'abbiamo bollita ed è stata messa lì a macerare. Noi per poter fare questo lavoro in una settimana, la settimana prima avevamo già portato la ginestra per la macerazione. Mercoledì abbiamo raccolto, messo la nuova ginestra a macerare, raccolto quella che avevamo già messo la settimana scorsa, l'abbiamo praticamente tolta dall'arbusto,
prima l'abbiamo bollita, poi è stata messa a macerare, l'abbiamo tolta, abbiamo tolto dall'arbusto la ginestra. Oggi giovedì siamo andati al lavatoio, è stata lavata con il sapone, domani si inizierà la zona di lavorazione per la tessitura. È arrivato anche a Bova Marina Polis, il progetto ideato da Poste Italiane per rendere gli uffici postali nei comuni con meno di 15.000 abitanti la casa dei servizi digitali. Gli interventi di ristrutturazione effettuati presso la sede di via Trieste hanno interessato l'impianto di illuminazione, tinteggiatura, nuova disposizione degli arredi e postazioni ergonomiche per un migliore comfort di clienti e dipendenti dell'ufficio. Presso lo stesso ufficio a breve sarà possibile richiedere anche certificati anagrafici e di stato civile resi disponibili da Amper, la banca dati unica del Ministero dell'Interno, che potranno essere richiesti direttamente allo sportello oppure in modalità digitale direttamente presso il totem installato nella sala al pubblico. La sala consiliare di Castrovillari, intitolata a Franco Fortunato, già sindaco della città. Il servizio qui è di Rita Cardamone. La sala consiliare del comune di Castrovillari da oggi porta il nome dell'indimenticato sindaco Franco Fortunato, uomo di grandi valori, apprezzato e stimato in città, ma soprattutto per le sue virtù morali. È stato un grande esempio per generazioni, oltre che modello di integrità politica. Lui è stato un visionario, ma è un visionario nel senso buono, quello praticamente di anticipare i tempi rispetto a quello che poi c'è stato successivamente, perché l'evoluzione anche in campo politico e degli enti locali è stata molto molto elevata come cambiamento, e avere la capacità di intercettare prima quelli che possono essere gli eventi futuri sicuramente aiuta a amministrare meglio e contemporaneamente a far crescere meglio la comunità amministrata. La cerimonia durante l'assemblea comunale è riunitasi in sessione straordinaria per dare seguito all'intitolazione. Io considero come un dono grandissimo per il prestigio che questa sala ha, che lui ha sempre definito come un luogo sacro. Penso che lo sia realmente, perché è il luogo dove si prendono le più grandi decisioni per la nostra città, per la nostra comunità, e quindi non posso che essere orgogliosa e onorata da questo riconoscimento. La sottoscrizione era stata raccolta nell'aprile 2023 da 5 rappresentanti istituzionali all'interno dell'Assise Civica: Gaetano La Falce, Giacomo Antonio D'Angelo, Luigi Maria Filippo, Antonio Gatto e Armando Garofalo, e sottoposta all'attenzione del sindaco Mimmo Lopolito, che a sua volta ha avviato l'iter amministrativo nelle commissioni. È stato un giusto, un buono, è stato un grande cittadino di questa comunità, ma oserei dire anche di questo vasto territorio. Oggi l'intitolazione di questo luogo importante ed esclusivo della nostra comunità, quindi il luogo anche più importante dal punto di vista della partecipazione democratica, della sala consiliare, è un atto dovuto che noi amministratori, tutti, senza alcuna differenza, sia di carattere ideologico, politico, abbiamo deciso e convenuto che fosse e ciò avvenisse. Non siamo nemmeno a metà luglio, ma già facciamo i primi bilanci di questa stagione turistica ricettiva. Praia Mare, settore turistico balneare, soddisfatti per come sta andando la stagione? I primi giorni di luglio sono in linea con le tendenze solite, sono un pochino lenti perché puntualmente si parte sempre dopo la metà di luglio, quindi siamo fiduciosi. Ecco, Praia Mare offre tanti servizi al turista che arriva, ecco. Praia Mare è una cittadina meravigliosa, si presenta bene, c'è cura dei particolari, gli operatori sono tutti disponibili e pronti a servire la clientela, che speriamo arrivi tutta numerosa e torni a casa soddisfatta. Ecco, un turismo nazionale, internazionale, un turismo, ecco, spesse volte si dice Praia Mare turismo napoletano, ecco, i napoletani arrivano qui, è così? Prevalentemente, fortunatamente, cosa di cui io personalmente sono contento, è maggiormente napoletano, maggiormente nazionale. Qualche presenza straniera c'è, ma nei mesi, diciamo, di giugno e settembre prevalentemente. Quindi luglio e agosto le presenze luglio, sono nazionali? È nazionale prevalentemente, sì. Ecco,
Ecco, nel vostro Lido in particolare cosa offrite al turismo, al turista che arriva qui, ecco, da voi? Nel nostro Lido offriamo tutti i servizi che offrono tutti, è una cosa in più, ma penso che sia normale, la trova, è un comune denominatore, l'accoglienza. Qui le persone, i clienti sono persone, vengono trattati come persone, non come numero di ombrellone. Quindi c'è un rapporto familiare. Ecco, li coccolate. Ecco. Li coccolate, questo in linea e rispettando quella che è la tradizione balneare italiana, è una delle peculiarità del turismo italiano. Trattare la clientela, ecco, come persone, non come semplici numeri. Ecco, la nuova politica sta lavorando bene su Praia Mare o grazie alla politica? La nuova politica sta sicuramente lavorando bene su Praia Mare, sono ragazzi giovani, motivati, ci aspettiamo molto da loro, hanno trovato una situazione non semplice, ma la stanno affrontando con passione, con dedizione, quindi il futuro dovrebbe essere roseo. A livello regionale si fa tanta pubblicità all'estero e non solo, anche in Italia, ecco, la regione Calabria, ecco, voi avete avuto riscontri di questo? Ripeto, l'ospite straniero arriva prevalentemente nei mesi di giugno e settembre. Sì, abbiamo visto qualche novità in più rispetto agli anni passati, non so se è frutto di questa politica, ma voglio credere di sì, quindi speriamo in futuro che aumenti, voglio dire, l'impegno della regione a programmare, a pubblicizzare, e quindi noi siamo qui pronti a ospitare al meglio i clienti. In media quanto costa un ombrellone in questo periodo e due sdraio? Noi siamo partiti da 10 euro nel periodo di giugno, per salire a 15, a 18, quindi una media nazionale, penso tranquilla, arriveremo ad agosto a offrire nei periodi di massimi afflusso, alta cosiddetta alta stagione, arriveremo a 25, ma non lo supereremo. Un ombrellone con due sdraio. Sì. Oh yeah, it's a wonderful place that you can enjoy and okay, usually right now this is the time, a special time that the mare is wonderful and I'm indoor here. So every year I'm here. Mario è il nuovo lavoro discografico di Mimmo Cavallaro che nasce dopo 7 anni dall'ultimo CD. È un lavoro che fa riferimento direttamente ai luoghi di infanzia, cioè Caulonia, dintorni, realizzato con collaborazioni importanti, artisti come Antonella Ruggero, ex Mattia Bazzar, Marcello Cirillo, e Van de Frost, il rapista Regino Kento. Miriu è come una vedetta sopra un monte, pronta a scrutare tutto intorno fino all'orizzonte, ed è anche il misterioso gesto del gregge immobile, fermo a contemplare la terra. Miriu è la terra natia, con i tanti personaggi che l'hanno popolata, e lì sono nate storie più o meno importanti, hanno dimorato persone semplici che non hanno mai avuto il privilegio di raccontare o essere raccontate. Miriu è Mimmo Cavallaro, il suo mondo contadino, la sua infanzia, a cominciare dalla copertina con l'abbraccio di mamma, fonte di mille ispirazioni. È un album importante, non solo perché arriva 7 anni dopo l'ultima produzione discografica, cioè Calanchi, ma soprattutto perché ci restituisce il Mimmo Cavallaro ricercatore. Nell'album trovano spazio collaborazioni importanti, alcuni incontrati nel Caulonia Tarantella Festival come Van de Frost e Antonella Ruggero, ma anche Marcello Cirillo, che ha condiviso numerose esperienze musicali con Mimmo. Tarantella di Lusciorro, cantata insieme a quest'ultimo, riporta entrambi alla terra natia, ai luoghi condivisi nella loro infanzia, sembra essere stata scritta pensando ai loro percorsi di vita, una ballata cantata a due voci che sembrano fondersi in una, proprio come la loro giovinezza. Una storia, mille storie, e un altro inno alla Calabria, ai soprusi, alle invasioni, all'emigrazione, pezzo che abbiamo già avuto modo di apprezzare nelle piazze di Calabria, ma questa è una variante mirata, tarata sulle corde di Van de Frost, il cantautore del profondo nord che qui canta del profondo sud e duetta con Mimmo. Veniti sonno e veniti volando, comincia così la nenia sublime che rapisce fino a portarti tra le braccia di Morfeo. Mimmo qui ritrova Antonella Ruggero e l'ex Mattia si esalta nella melodia costruita con grande delicatezza. Miriu
oltre ad essere il pezzo che dà il nome a tutto l'album, è anche il brano che incontra tutti gli elementi della natura, che a contatto con la terra di Calabria ci consegnano un quadro di una bellezza smagliante. Fuoco, acqua, terra, mare e tanto altro graffio nel cuore con la rappata di Kento, ma Miriu è anche personaggi come il violino solitario di Giamba, lo strumento inseparabile per il vecchio errante. Giamba ci racconta la grama vita tra le viuzze di Caulonia, un percorso preciso dove Cavallaro descrive minuziosamente tutta la via che porta fino allo Sperone, l'avamposto a strapiombo di Caulonia, passando però attraverso la vita che percorre la via, botteghe, bettole, ma anche affresco bizantino e quanto altro. E dopo una lunga sonata alle stelle andava via in solitario Giamba. Che quadro emozionante, certo più visibile a chi conosce i luoghi. Un album, Miriu, che esalta il Cavallaro cantautore e lo fa come sempre raccontandosi, mai una rima forzata o fuori posto, mai banale. I testi sono ben 12, escludendo la ballata Gli Imbusedu, pezzo popolare che a mio avviso in questo capolavoro è strano e quasi inopportuno. La Simenza della Vita, Serpi Nigra e L'Ardalora completano il tutto. Sono un capolavoro discografico che si distingue nella torbida marea di produzione di musica popolare che ormai da tempo gira per la nostra regione, dove spesso si cantano scimmiottando banalità senza contenuto ed addirittura termini impropri ed inventati. Miriu, come del resto gran parte della produzione di Mimmo Cavallaro, è uno scrigno prezioso, pronto a farsi custodire. Guardo un cielo di una riba di ciumara e sogno cale che mi rio. Guardo un cielo di una riba di ciumara. A ballamo, a ballamo, tasti, timpe, tasti, cani. Galera, e già un buio di vista suonava alcuna corda, faceva serenate alla luna retestrati, e già un buio di vista si sentiva sur, suonava tutta la notte in tala notte oscura. Picchiatevi lu e poi tornate a Milu. O luzzi diedu mio, dormiravo. Parole di sera, narrazioni in Riva al Mare 2024, torna per il secondo anno consecutivo la rassegna culturale della Lega Navale Italiana che parte giorno 14 di luglio alle 21.30. Adesso andiamo a leggere i titoli delle principali testate calabresi. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, prime pagine dei quotidiani calabresi, subito l'apertura che riserva il quotidiano del sud, edizione di Reggio Calabria. Sanità, assistenza domiciliare, l'ASP scarica tutto sulla regione. Il commissario di Crotone lamenta ritardi nei pagamenti alle strutture accreditate, i LEA stabiliscono 1500 prestazioni al giorno, ma non se ne fanno più di 600. La faida dei boschi minaccia i familiari del pentito, intanto ritrovata la moto dei killer. Qui vedete la moto, potrebbe essere stata usata per un omicidio nel lontano 2008. Calabria interrotta a Scigliano, il ponte chiuso da 12 anni, struttura a rischio frane, a fianco resiste il ponte romano. L'assemblea ANCI sull'autonomia è fumata nera, ma i capoluoghi insistono, va impugnata. E poi verso il G7 alla sindaca Caminiti, villa, piattaforma logistica del Mediterraneo. E ancora trasporti da Ranair, in arrivo 15 nuove rotte, la compagnia punta sulla Calabria, bene abolizione addizionale. 11 già nel programma invernale, altre 4 per la prossima estate.
San Giovanni di Gerace, incendiata l'auto di un consigliere comunale, si tratta dell'auto dell'ex sindaco Vumbaca. E poi inchiesta ducale, la Lega, il prefetto non ha informato il governo. Chiudiamo con l'edizione di Reggio di Gazzetta. Reggio ora vola in tutta Europa, Milano, Malpensa e Pisa, le altre novità, i collegamenti salgono così a 13. Presentate alla Regione le 5 nuove rotte internazionali di Ryanair, Londra, Bruxelles, Parigi e Francoforte. Tre notizie nel taglio alto, i titoli sotto testata, il rapporto Ecomafia, reati ambientali, la Calabria ai piedi del podio. E ancora Tauria Nova, due nipoti accoltellano lo zio e si costituiscono. La vittima ricoverata a Polistena. A Reggio l'inchiesta ducale, il filone elettorale è passato per la seconda volta davanti al Tribunale della Libertà, presunto gruppo mafioso da definire i ricorsi. La fotonotizia di centropagina, assemblea ANCI, sindaci spaccati sull'autonomia. Niente accordo, si riproverà il 19 con un consiglio ad hoc. E poi San Giovanni di Gerace, in fiamme l'auto dell'ex sindaco Pino Vumbaca, non me lo spiego, dice. San Ferdinando, scuola vandalizzata, denunciati 4 minorenni. Abbiamo completato, non ci sono altre notizie per quanto riguardava le prime pagine dei quotidiani calabresi. Restituiamo la linea alla nostra redazione dopo questo rapidissimo giro sulle prime pagine. Grazie per l'attenzione. Il tempo che farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Il meteo è stato presentato da... @innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. È tutto per questo giornale, grazie, riepilogo. Bibbo, confisca definitiva di beni per 1 milione a 9 persone condannate per reati relativi al traffico di stupefacenti nella provincia. In fiamme l'auto dell'ex sindaco di San Giovanni di Gerace, Pino Vumbaca. Processo 'Ndrangheta contro la cosca Alvaro di Sinopoli, ottenute 8 condanne e registrata una assoluzione nel giudizio sulla criminalità organizzata. Catanzaro Ryanair annuncia un ambizioso piano di potenziamento dei voli in Calabria con l'introduzione di 11 nuove rotte. Cosenza, il prefetto Vittoria Ciaramella saluta ufficialmente la città Abruzia, ringraziando per il supporto e la collaborazione ricevuti durante il suo mandato. Mario, il nuovo lavoro discografico di Mimmo Cavallaro, nasce dopo 7 anni dall'ultimo CD. È un lavoro che fa riferimento ai luoghi d'infanzia, realizzato con la collaborazione di importanti artisti.